Ho il cazzo duro. Andiamo? Are you ready, boys? Come on! Ma io non sono sicuro di fare sta stronzata. A fare la live, irla così, con vestito così, con sti capelli, poi. Ma te, la vendi tu dei tuoi capelli, guarda me. Ma siamo uomini, sì? Sì, me lo infili? Cattento! In che senso, maiale? L'ho infilato da solo, tranquillo. No? Un attimo qua. Tu ce l'hai il cellulare? Sì. Metti un attimo una canzoncina, Dreams, la conosci? Sì. Ok, sì. Alza, te sei, aspetta, c'è la luce, scansati un attimo. Sei una ragazza bellissima, amore. Lo sai? Ah, la luce, accendi un po' la luce. Sorry, ragazzi. Me lo voleva dire al buio. Sai, è da un po' che mi mancano. Mi serve la musica, però pure. È da un po' che non vedo più una vagina. Monica, mi piace tantissimo. Com'è stato? È stato magnifico. Rapido. Rapido e indolore. Bravo. Macchina, perché questo ci tiene tanto, eh? Allora devi gira e devi accelerare un po'. Esatto, bravo. Allora, la retromarcia sta sotto la prima. Oh, questa è la prima volta che faccio sta macchina. Allora, inizia a spezzare l'altra parte. Sì. A sinistra, vai a sinistra. Mamma, quanto è duro sto coso. Te l'ho detto io, questo è un carro armato, eh. Se non manchi il cazzo ti metto quanto è duro. Attendo là sul muso, allora vai. Ok, perfetto, vai, stessa tutto. Tutto, vai. Porco è stranissima sta macchina. La cintura, per cortesia. Mamma, quando è la cintura! Porca troia, quando pesa sto madonna. Tu hai qualcosa, mo? Ciao! Ciao, che dici? Andò! Tu lo conosci? È il figlio dei Macchiati. Tiempo ha aperto. Ciao. Una. Piacere, Matteo. Qui si sta più avanti di tutti. Siamo in video conferenza? Sì. Oh no, non si può. Che cazzo fai? A dove vai, porca troia? Oh no, nemmeno questo, che cazzo fai? Oh. Tu mi fai paura però perché quando ti spogli? Il sogno del meglio di sé. Ma non si può spogliare. Ti spiego, io non ti capisco. C'ho un canale su internet, faccio le dirette e i video su YouTube. Di quanti followers? C'ho 10.000 follower. Perché ha fatto 100 sub in un giorno e mezzo. No, ce n'ho 200.000 in realtà. 200.000? 200.000. Piacere. Ah, eccola. Come ciao. Stai? Tutto bene. Sto ciao, bene. Ciao Cosmin. Che dici? Perché hai detto cose non vere su di me? Non vere. Che ho fatto ritardo, è vero, e mi sono scusata, oh. Ok? È lontano. No, se ci sta. Vuoi risolvere? Sì, risolve. Andiamo. Sei alto 1,10 m, vedo. Lo so, mamma mi ha fatto basso, che devo fare? No. Ti ha fatto qualcos'altro, forse. Devo mettere qua, mettiamoci qua. Allora, hai diffamato la mia immagine. Prego. La tua? La mia immagine. Vuoi vedere tutti i messaggi che mi sono... Ah, guarda, non mi interessano i messaggi non cosa? Mi interessano. Non ti interessano i messaggi? Non sono roba mia. Hai detto cose mie personali sulla live. Sbaglio? Personali? Guarda, sto tremando. Per il nervoso che c'ho, sto tremando. Ah, io prima non c'avevo il nervoso. C'avevi il nervoso e non avevi i coglioni per venire giù a parlare? Perché quando sto nervoso, Matteo ti chiami? Matteo, ti quando giuro io sto su nervoso. Mia mamma, ti giuro su mia mamma, ho preso da mangiare e ho speso 30 euro. Ok, ma se io ti do un orario, ok? Insieme. Tu devi venire da me per fare un lavoro. Mi sono persa su. Sì, ok, quando stai al lavoro, quando vai al lavoro, te lo dico io, quando vai al lavoro? Allora. Se gli dai un schiaffo in diretta e pigli tanti punti. No. Quando devi svolgere un lavoro, devi essere professionale. Io, è 14 anni che faccio questo lavoro. Ok, ma devi essere professionale. Non ho mai avuto problemi del genere, ok? Sono educata, sono una signora. Allora. Vogliamo il sangue. Non mi interessa i messaggi. Troia, stai zitta e vai a lavorare. Non mi interessa. Allora, stai esagerando, Matteo. Non ho fatto niente. Matteo, stai esagerando. Io non ho detto niente. Stai esagerando.
Allora, sto parlando da persona educata. Guardami negli occhi e no che metti questa cosa, ok? Ti sto parlando da persona educata. Io tu pure. Che metti queste cose troia, lo chi dico sta a tua gran mamma, zoccolona, okay? Fattela Matteo. Non è lui che dona, sono le persone che lo guardano che donano. Allora, ti dicevo. Allora, Matteo, a parte io ti chiamo. Io ti ho chiesto scusa per il ritardo, vero? Allora, non si tratta di chiedere scusa. Allora, aspetta, metti di sta sentire però, ok? Tu puoi avere tutte le motivazioni che ti pare, ma tu devi pure ascoltare le mie motivazioni. Certo che ti ascolto. Ok, allora noi ieri ci siamo accordati per un prezzo, no? Ci siamo accordati per un prezzo. Io che ti avevo detto? Ti avevo detto un prezzo, ti avevo dato? Sì. Ti ho detto, tu mi sei detto, no, è poco. Sì. Dai, almeno una ragazza come Rosa sì, vuole. Hai dato un tot a quella per trovare il piatto e. Cioè, capito? Che c'entra? C'entra. Che c'entra, scusa? A livello di Rosa. Allora, ok, non è il livello di Rosa, come cazzo ti pare? Però io. Ti avevo detto, ci avevamo accordato bene una cifra, certo. No? Quindi era un lavoro. Ragazza, aspetta, porco Dio, me devi far parlare, porca Madonna, quando parlo, ok? No, però, porco Dio, me viene di porco Dio. E dico quando mi pare, porco Dio. Allora, nel momento in cui ci siamo accordati per un prezzo, si tratta di lavoro. Lavoro e orario, ok? Lei può averci il ciclo, può avere tutto quello che cazzo gli pare, a me non me ne frega niente, ok? Però nel momento in cui io gli do un orario, non mi si può presentare 20 minuti dopo dicendomi. Io ti ho chiesto scusa. Ma scusa che la ragazza si è persa per fermo, l'ho andata a prendere. Ma tu vai alla Rai e presenti mezz'ora dopo gli chiedi scusa? Ma quello ti manda a fanculo. Ma io ho fatto ritardo, certo. Qual è il problema? Qual è il problema? Se io mi perdo, io non è che volevo fare ritardo, mi sono persa, qual è il problema? Qual è il problema che ho fatto 20 minuti di ritardo? Che non sei una ragazza professionale. Non sono una ragazza professionale, tu non sei professionale perché io. Mi hai fatto aspettare un'ora sotto casa tua e non hai avuto nemmeno i coglioni di scendere. Scusami tanto. Ma vergognati, c'hai 91.000 persone che ti segue, ma è più stupidi di te che ti segue. Allora, ci eravamo accordati per sono un prezzo, quindi si chiama lavoro. Tu al lavoro, vergognati. Tu al lavoro, se ti presenti mezz'ora, 40 minuti di ritardo, ti manda a fanculo. Non è vero, perché c'è una motivazione perché ho fatto ritardo. Tu in vita tua non hai mai fatto ritardo. Sei stata al mare? No, sono stata al mare, ma ho avuto pure i cazzi miei da fare, ok? I cazzi tuoi te li risolvi tu con me. Ho fatto mezz'ora di ritardo perché mi sono persa per fermo, Dio, non sapendo le strade, e perché avevo preso da mangiare per tutti noi. No, hai visto qualcosa? Perché storia? Stavo aspettando che me lo mettevano nei sacchetti. Quello che non è perdonabile, un ritardo di 40 minuti. Ma che 40 minuti che era mezz'ora? 40 minuti cosa? Anche mezz'ora, te pare una cosa. Ma sei tu che sei rincoglionito, che non mi hai nemmeno aperto, non hai avuto nemmeno i coglioni, perché sei alto 1,10 m, c'hai il cazzo piccolo e non avevi nemmeno bella, le palle. Ottima, di ottima. Vergognati. Vabbè, ottimo. Ottima argomentazione, veramente. Ottime. E zitto, porco Dio, che mi fai arrabbiare. Dai, levate per favore, che stai a fare? Allora, ho parlato con l'educazione fino adesso. Mi sta dando contro, non ce l'ho fatta più, sono scoppiata. Cosa ti stai dicendo? Allora, hai detto che non ti metti. Ottima argomentazione comunque, cazzo piccolo, così. Tu andando dove lavori dici che c'ho il cazzo piccolo. Io dove lavoro? Ma perché sto lavorando ora? Non mi pare che sto lavorando. Se sei alto 1,10 m, non è colpa mia che non c'hai i coglioni sotto di venire a parlare. Se hai forse hai coraggio di parlare con allora, le strofe e non con le belle ragazze che non hai le palle sotto. Con le belle ragazze. A quanto pare io sto parlando con te in questo momento. Però prima non hai avuto le palle sotto di venire a parlare. Perché amore, stavo nervoso. Amore nano di merda. Amore nano di merda, bravo. Sì, fai ancora altri decori. Bruciato, sì. Vai, fai pure altri decori, vai. Qua ci vuole la prova di mascolinità. No, vai, dimmi altri decori. I decori non li addobbo. Brava. Tutto gli alberi di Natale. Brava, complimenti. Ti arriverà. Ne parlerai con il mio avvocato domani. Veramente? Sì. Devi vedere tu quello con chi devi parlare. Ah, con chi ti pare? Che mi hai fatto e c'ho le registrazioni. Ah, tu puoi fare tutto il cazzo te pare, a me non me ne frega. Spostiamoci un po' da qua. Vieni qua. Però dai, finiamola qua, dai, allora, perché cazzo. No, non posso. Non posso. Perché? Perché non posso, dimmi. Allora, Matteo. Te lo giuro, guarda, col bene che voglio ai miei nipoti. Dai, basta, lo so che te la sei presa male, lo so. Giuro, mi stava venendo da piangere, te lo giuro. Perché io volevo fare una cosa buona. Ci lasciate da soli, per favore? Perché io volevo fare una cosa buona. Stavo malissimo, Matteo. Stavo male, c'avevo il mal di pancia. Ma lo so che stai male, lo so, tranquillo. Mo, non voglio venire perché sto male. Però, visto che io quando dico
do una parola. Dico, perché moglie devo dire che non ci vado più? Stavo perché non male. Mi sei detto che stavi male e non potevi venire? Ma te ce lo giuro. Lo so, ho capito, lo so. Ho detto, mo fammi pigliare da mangiare perché io mi svengo qua dentro la macchina. Mi sono persa, fermo. Sì, ho capito, meglio cosa, no, glielo ho detto. Aspetta, io perché non c'avevo il numero tuo. Mi sono persa, non sapevo dove stavo. Sì, ma che io, che non mi interessa questo. Cioè, io che gli avevo detto a Cosmin, scusa. Non lo so, io gli ho detto, mo di io a Cosmin, Matteo, che faccio tardi perché non so dove no, sto. No, io e Cosmin, era 5 minuti prima, mi ha detto, Rosa non mi risponde, qua e là. Dove sta? Io gli ho detto, dove sta? Perché che la passo a prendere, la vado a via. Stavo col navigatore. A me dispiace che sia finita così, che te devo dire. Vabbè, grazie. Ma, niente. Tranquillo. Dai, Matteo, un abbraccio e si va a fare la live. Ma chi è? Ah, la gente che mi segue. Comunque. Ma sei tu che mandi sti vocali? No, no, sono loro che scrivono. Scrivono e ti arrivano? Sì. Vabbè. Ma vai tranquilla, non è successo niente. Sì, però tipo. A te non ti intacca per niente sta cosa. Perché tanto è una cosa che domani già se sono dimenticati tutto. Oh, ma ogni minuto mi arrivano messaggi. Lo so, immagino, lo capisco, però domani già vedrai che non ci starà più niente. Spero. Domani, dopodomani. Vabbè. Perché è una cosa del momento, Per dite Schiettino, per quanto tempo. Vabbè, mo parlo di. Schiettino, per esempio, per quanto tempo si è parlato di Schiettino che ha affondato la nave? Come chi è? Ah, quello, sì. Sì, sì. All'inizio stava sulla bocca di tutti e mo non se lo caga più nessuno. La stessa cosa, questa qua è una cazzata, mo domani nessuno ne parla più. Speriamo. Dopo domani. Va bene? Scusa. Dai. Ma dai che stai tranquilla, dai, non è successo niente. Dai, comunque sei una bella ragazza. Grazie. Prego. Dai. Andiamo.